A 5 settimane dall'apertura di questa mostra tra il comune di Fano, il comune di Pesaro e il comune di Urbino, ci fa tracciare un bilancio provvisorio ma comunque piuttosto positivo. Proprio questa mattina abbiamo contato poco più di 15.000 visitatori, 15.044 biglietti staccati tra le tre sedi. Naturalmente l'articolazione nelle tre sedi, che non sono poi così vicine, fa sì che i visitatori circolino da una sede all'altra, perché il biglietto è aperto fino alla data di chiusura del 13 ottobre, quindi questo non vuol dire che chi ha acquistato il biglietto abbia visto tutte e tre le mostre, ma molto probabilmente lo farà. Per portarla alla conoscenza di tutti gli appassionati, degli amanti, quindi parlando di promozione, sono stati messi in campo i migliori asset possibili a vostra disposizione. Noi abbiamo fatto, secondo la nostra strategia, secondo i budget disponibili, il meglio che potevamo. Un lavoro molto intenso che avrebbe dovuto iniziare molto prima, ma il processo produttivo della mostra è stato molto complesso e non è stato semplice, trattando materie molto delicate come questa qui a Fano o come a Urbino organizzare una mostra su Raffaellino del Colle. E stiamo per lanciare una promozione grazie all'Associazione Albergatori di Fano per un coupon sconto riservato a tutti gli utenti degli alberghi della città e più in generale sulla Regione Marche, con una collaborazione con l'associazione di categoria che riunisce tutte le strutture ricettive della regione, un coupon sconto per visitare le tre mostre. La settimana di Ferragosto, una settimana centrale appena passata, avete avuto una risposta che vi ha lasciato favorevolmente impressionati? Assolutamente sì, la settimana di Ferragosto ha avuto un ottimo riscontro da parte del pubblico. Abbiamo contato oltre 3.000 biglietti staccati soltanto in questa settimana e sapevamo che sarebbe stata la settimana clou e centrale di questo lungo periodo che, ricordo, arriverà fino al 13 ottobre, quindi c'è tutto un momento promozionale anche legato alle scuole, alle attività scolastiche, alle famiglie, anche alle comunità residenti delle città che ospitano le mostre, che per noi è molto importante coinvolgere.